Il 21 giugno, alle ore 009 ora locale, è iniziata l'estate. Anche se le notti sono brevi, nelle poche ore di vero buio è possibile stupirsi osservando quella fascia di luce biancastra che attraversa da nord a sud l'intera volta celeste, la Via Lattea. Quasi allo zenith dominano le costellazioni del Cigno e della Lira, mentre l'Aquila è ben visibile un po' più bassa verso sud-est. Le stelle più luminose di queste tre costellazioni, Deneb, Vega e Altair, formano il cosiddetto triangolo estivo, facilmente individuabile nel cielo allo scendere della sera. L'estate è di fatto l'unica stagione che ci consente di osservare il Sagittario, una costellazione che, sebbene abbastanza estesa, alle nostre latitudini appare sempre bassa sull'orizzonte in direzione sud. Ed è proprio per questa ragione che la costellazione risulta essere poco appariscente, nonostante contenga una miriade di stelle e ampie zone in cui le stelle si stanno formando. Il Sagittario è facilmente riconoscibile grazie a un asterismo centrale noto con il nome di Teiera. Le stelle Caus Media, Caus Astrali, Ascella e Phi Sagittari formano la parte centrale della Teiera. Caus Borealis è sul vertice del coperchio. Al Nasl delinea il beccuccio, mentre Nunchi e Tau Sagittari ne costituiscono il manico. Tutte queste stelle hanno magnitudine apparente maggiore di meno 3 e sono pertanto ben visibili anche dalle nostre città. Sotto il profilo mitologico è incerta l'identità del Sagittario. La costellazione è di origine sumera e venne poi adottata dai greci. È da molti rappresentata da un arciere con la parte inferiore del corpo a forma di cavallo. Eratostene ritiene, invece, che fosse Crotus, l'inventore del tiro con l'arco, figlio di Eufeme, la nutrice delle muse. Furono poi le muse a chiedere a Giove di porre Crotus in cielo, in posizione tale da dimostrare per l'eternità la sua grande abilità di arciere. Eratostene descrive il Sagittario come una creatura a due gambe e coda di satiro. La costellazione del Sagittario è posta in direzione del centro galattico, ovvero verso il nucleo della Via Lattea. Attorno al nucleo ruota il Sole e l'intero sistema solare a una velocità di circa 250 km al secondo. Dalla sua origine, avvenuta circa 3,5 miliardi di anni fa, il nostro Sole ha compiuto perciò 25 giri, percorrendo per ogni giro circa 200 milioni di anni luce. Se pensiamo alla nostra galassia come una grande città, ove il nucleo rappresenta la City, noi viviamo in una remota periferia, lontana oltre 30.000 anni luce dal tumultuoso centro, ove risiede un gigantesco buco nero supermassivo. Il centro galattico non è banalmente osservabile, in quanto coperto da dense nubi oscure di polvere e gas interstellare, presenti nei bracci interni della Via Lattea. Per lo studio del centro galattico si è dovuto far ricorso a strumenti diversi dai comuni telescopi ottici, ad esempio avvalendosi di potenti radiotelescopi. Nel 1983-84 Fred Law, ora direttore del National Radio Astronomy Observatory, utilizzando il radiotelescopio di soccorso nel Nuovo Messico, ipotizzò che la potente radiosorgente, denominata Sagittario A, potesse essere dovuta alla presenza di un buco nero e che tale buco nero coincidesse con il centro della nostra galassia. Gli studi dei nuclei galattici hanno tratto sicuri vantaggi dall'ampia disponibilità di immagini nella banda dell'infrarosso fornita in quest'ultimo ventennio dal telescopio orbitante Hubble, che ha permesso di gettare una nuova luce sui buchi neri, stravaganti corpi celesti che sembrano regolare la vita delle galassie. I buchi neri sono tra gli oggetti più elusivi ed enigmatici dell'universo. La loro esistenza è stata definitivamente confermata dal telescopio Hubble nel 1994, quando fu possibile osservare gli effetti dell'attrazione gravitazionale dovuta ad un buco nero. Hubble ha inoltre dimostrato che i buchi neri sono al centro di molte galassie. Questa scoperta ha dato il via ad una serie di ulteriori osservazioni che hanno provato l'esistenza di correlazioni tra i buchi neri supermassivi e le protuberanze delle galassie che li ospitano. Il Sagittario è una regione molto interessante per gli appassionati di astrofotografia, dato che contiene nebulose a emissioni molto estese e dalle forme affascinanti. Un esempio è M20 o NGC 6514, comunemente detta Trifida, una spettacolare combinazione di una nebulosa ad emissione, di una riflessione e di una vastissima e densa nube oscura.
La Trifida è senz'altro una delle maggiori attrazioni del Sagittario ed è facilmente rintracciabile anche con strumenti modesti. Si trova poco più a nord di Al-Nasl, la stella che delimita il beccuccio della Teiera. Il primo a scorgerla fu verosimilmente Le Gentil nel 1747, ma una vera e propria descrizione fu fornita da Messier 17 anni dopo. Si trova a circa 5.000 anni luce dalla Terra e la sua età è stimata in circa 300.000 anni, il che ne fa la più giovane nursery di stelle a noi nota. Poco più a sud della Trifida si può ammirare la nebulosa Laguna, ovvero M8. È un oggetto tra i più osservati e fotografati dagli astrofili, come M20, fu individuata da Le Gentil nel 1747, anche se non è improbabile che già nel 1680 Flamsteed l'avesse notata. Comunque fu Messier a descriverla compiutamente. L'appellativo di laguna deriva dalla sua forma vagamente ovoidale, che appare attraversata da una sorta di canale scuro. Ad un'attenta osservazione, M8 rivela una grande quantità di fini strutture gassose, ove sono attivi processi di formazione di stelle e protostelle, come i globuli di Bok. Data la sua vicinanza a M20, non è da escludere che le due nebulose facciano parte di una più ampia e complessa struttura. La Laguna e la Trifida appartengono al braccio di spirale galattico, immediatamente più interno rispetto al nostro, il braccio del Sagittario. Ma veniamo al nostro sistema solare. A luglio la luna nuova cadrà il 19, ad agosto il 17, infine a settembre il 16. E ora i pianeti. Giove torna visibile alla mattina e successivamente a tarda notte. A metà luglio poi si avvicina nuovamente a Venere e il 15 luglio al mattino è occultato dalla luna. Marte si sta progressivamente avvicinando a Saturno, che continua a soggiornare nel Leone. La coppia Saturno-Marte tramonta sempre più presto e già a metà agosto è molto bassa sull'orizzonte a sud-ovest e non sarà di fatto più visibile. Venere, nei mesi di giugno e luglio, è non lontana da Giove ed è quindi visibile a est prima del sorgere del Sole. Ad agosto e a settembre, sebbene allontanatasi da Giove, è ben osservabile anche qualche ora prima dell'alba. Urano è nei Pesci e risulta osservabile per tutta l'estate dopo la mezzanotte. Per concludere, vi ricordo che come ogni anno il gruppo Astrofili Savonesi organizza da venerdì 17 a martedì 21 agosto il campo estivo astronomico, un momento per incontrarsi e condividere la passione per l'astronomia. La destinazione è come al solito il Colle di San Paere, a cavallo tra la Valmaira e la Valvaraita, nel basso Piemonte. Tutti quelli che vogliono venirci a trovare sono naturalmente benvenuti, ma fatecelo sapere mandandoci un'email. Questo è tutto per ora. Arrivederci a una nuova puntata d'ottobre di Occhio al Cielo e cieli sempre sereni.